roccia che si chiama il dito de Dios. Qui non si vede tanto bene, si trova proprio dietro al faro. Ed è una roccia che si trova circondata dal mare, dove fino a qualche anno fa c'era una parte molto allungata che sembrava il dito, che veniva chiamato il dito di Dio, che puntava al cielo, e si credeva proprio che quando sarebbe caduto questo dito, perché era in condizioni molto precarie, sarebbe finito il mondo. Bene, il mondo non è finito, sono passati alcuni anni. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a volte, quando accadono delle cose che tu nella tua vita pensi che possano corrispondere alla fine del mondo, alla fine della tua esistenza, a un disastro, in realtà molto spesso non è così. Magari tu pensi che alcuni eventi della tua vita possano significare un disastro incredibile, mentre invece la tua vita continua. La tua vita continua e tu magari non sai neanche perché sono accadute certe cose, magari per portarti in una direzione migliore per te, magari per portarti verso qualcosa di più bello, magico, non lo sappiamo. Quindi a volte, anche quando crolla il dito di Dio, non è detto che finisca il mondo. Così sarà per te. Ciao, un abbraccio!